Diamo il benvenuto al signor Luca Pampuri. Signor Pampuri, lei è delegato Radon dell'Ufficio federale della sanità per la Svizzera italiana e anche responsabile del centro competenze della SUPSI. Grazie mille per essere qui. Grazie a voi dell'invito. La mia prima domanda: perché il Radon è così pericoloso? Il radon è un gas radioattivo in odore, in colore, in sapore che difficilmente viene rilevato se non con degli strumenti appropriati. Esso si accumula all'interno degli edifici dove decade in funzione della catena di decadimento dell'uranio, viene ispirato all'interno dei nostri polmoni dove può generare un problema di salute. Ricordiamo che in Svizzera circa 200-300 morti all'anno sono causate da questo gas naturale radioattivo. E mi dica, dove si trova spesso il radon in Svizzera? Il radon è presente su tutto il territorio elvetico, in particolare all'interno dell'area alpina, nel Giura, con i loro sottosuoli ricchi di granito, per quello che concerne la catena alpina, e sottosuolo carsico per quello che concerne l'arco giurassiano, ma anche sull'altopiano dove sono presenti dei sedimenti con concentrazioni importanti di materiale radioattivo talvolta. Perché la popolazione è così poco consapevole però di questo pericolo? Nel 2019 l'Ufficio federale della sanità pubblica ha svolto un'indagine dove si è rilevato che una buona parte, circa il 55% della popolazione elvetica, conosce la tematica radon. Il 70% di essi lo considera anche un problema di salute pubblica. Tuttavia, l'importanza di questo rischio viene talvolta ridotto. Per esempio, la maggior parte della popolazione lo considera il rischio legato all'amianto e ai raggi ultravioletti più importante di quello che è il rischio legato a questo gas radioattivo. E mi dica, come fa ad entrare il radon in casa mia? Il radon penetra all'interno di un edificio attraverso i punti non ermetici dell'involucro, per esempio crepe, tubi piuttosto che una cantina sterrata. La ragione principale per la quale questo gas penetra generalmente all'interno dell'edificio è l'effetto camino. L'effetto camino è dovuto alla risalita all'interno dell'edificio di aria calda verso i piani superiori, il che genera una depressione all'interno dell'edificio con un effetto di risucchio dell'aria contenente gas radon dal terreno verso l'interno dell'edificio attraverso i punti non stagni. Ora, per mantenere magari bassa la concentrazione di radon, è sufficiente areggiare l'ambiente, regolarmente? La ventilazione naturale non permette sul lungo termine di ridurre in maniera costante le concentrazioni di radon presenti all'interno dell'edificio. A seguito della chiusura delle finestre, le concentrazioni in maniera più o meno rapida ritornano ad essere equivalenti a quelle precedenti l'apertura delle finestre, di conseguenza è una misura temporanea che non viene considerata come un risanamento duraturo. E se da un po' di tempo magari dormo male, può essere una conseguenza della presenza di radon? No, l'unico effetto che è stato provato scientificamente è il problema di salute pubblica legato al cancro al polmone, quindi non ci sono altri effetti al momento noti in questo ambito. E infine, supponiamo che vivo all'ultimo piano di un palazzo, sono ugualmente a rischio. L'esposizione al radon diminuisce con l'allontanamento dal terreno. Quindi se mi trovo ai piani alti di uno stabile, generalmente avrò delle concentrazioni più contenute rispetto alle concentrazioni presenti nei locali a diretto contatto col terreno. Perfetto. Grazie mille, signor Pampuri, per le spiegazioni. Grazie a voi.